Venerdì 18 agosto dalle 17.30 si accenderanno i riflettori su frammenti d'antico. La sfilata del corteo storico lungo le strade del paese, con la straordinaria partecipazione di Roberto Farnesi, affermato attore di cinema e TV. Sul grande schermo ha lavorato tra gli altri con Zeffirelli, Verdone, Neri Parenti, Eleonora Giorgi, Raffaele Mertes. Ma in TV, con la presenza costante in ruoli centrali di fiction e programmi di successo, ha costruito una grande popolarità nel corso di una carriera ormai ventennale. Dal ruolo di Andrea Fiore in Solo per amore, Destini incrociati, andato in onda solo qualche mese fa su Canale 5, alle Tre rose di Eva o Carabinieri o ancora 100 vetrine, sono circa 20 le serie amate dal grande pubblico in cui è stato protagonista. Manca ormai poco all'appuntamento di Bagnoli del Trigno con frammenti d'antico e abbiamo raggiunto telefonicamente l'attore che indosserà le vesti del Duca, con molta curiosità per un ruolo inedito, anche se soltanto per una sera. So che è una manifestazione che ha sempre riscosso buon successo, speriamo che quest'anno ne risposa ancora di più. Insomma, interpretare il Duca di San Felice è una bella sensazione, insomma, una cosa che diverte, che appassiona, poi è anche sicuramente anche cultura. Poi questo paesino straordinario, Bagnoli del Trigno, arroccato con questo fiume Trigno che passa sotto, mi dicono, io non ci sono mai stato lì, ma mi dicono che sia veramente per gli occhi uno spettacolo. Un attore certamente abituato alla macchina da presa, a Bagnoli del Trigno, Roberto Farnesi sarà invece in prossimità di un pubblico di ammiratrici e ammiratori. Quanto è importante il contatto diretto con il pubblico? Beh, il contatto con il pubblico fa sempre un grandissimo, direi, piacere, insomma, toccare con mano l'affetto di chi ti segue è sicuramente sempre una sensazione bellissima. Farnesi non nasconde curiosità anche per la parte dell'evento che rappresenta il clou, l'incendio del Castello San Felice. Mi piacerà molto vedere questa cosa dell'incendio del castello e quindi sarà un momento, quello che credo forse il più magico, oltre a quell'altro che c'è invece della fata, quella cosa particolare, ma anche questo qua dell'incendio del castello credo che sia straordinario, quindi non vorrei perdermelo assolutamente. Venerdì 18 agosto dunque dalle 18 il Duca Roberto Farnesi, la Duchessa, Miss Molise, Benedetta Belmonte e la Corte attraverseranno in corteo tutto il paese, indossando gli splendidi costumi ispirati all'epoca, firmati dalla stilista di fama internazionale Paola D'Onofrio, di origini bagnolesi. Il corteo farà sosta in piazza Umberto I per la rievocazione della Electio Sindaci attraverso il sistema della fava e del fagiolo, per poi proseguire attraverso tutto l'abitato di Bagnoli del Trigno e infine dirigersi nella cosiddetta Terra di Vascio per il finale del corteo con tutti i nobili in piazza Ulmo. Bene, quindi 18 agosto, Bagnoli del Trigno, frammenti d'antico. Vi aspetto. Ciao.